Within spitting distance of grabbing that cursed rune. The dwarves didn't want just anyone getting into the vault, so don't lose that keystone, or even worse, let the Skaven get their hands on it. Seems like our Grey Wizard and the Ratmen once again race for the same prize. Ciao a tutti, questo è l'ultimo quadro dell'ultimo DLC di Vermintide, Karakaskaras, che è un pacchetto di tre mappe legate all'invasione Skaven di un enclave nanico, e sono uscite in concomitanza all'aggiornamento 1.5 del gioco, in cui sono state fatte un milione di migliorie, tra cui c'è un bilanciamento delle armi, ma anche soltanto la distribuzione degli Stone Vermin, che sono i topponi, quelli grossi, corazzati. Sono molto più diffusi e più frequenti, soprattutto a livelli di difficoltà alta. In più, le pattuglie sono formate da 20 Stone Vermin e sono un problema a trovarsi dietro l'angolo, quindi evitatele a tutti i costi, perché la missione potrebbe finire in maniera poco brusca, insomma. Le mappe nel complesso mi sono piaciute, sembra di giocare in un film tipo La battaglia dei cinque armati, per intenderci. Sono curate, anche gli effetti della neve, il ghiaccio, direi che sono piuttosto ben riuscite e disegnate. Qua andiamo a prendere il primo tomo. Manco a dirlo, ma piantato da solo. Vediamo di ricongiungerci in fretta per evitare piacevoli sorprese. È andata bene, ce l'ho quasi fatta e stiamo per ricevere visite. Ecco, sta arrivando uno strangolatore, speriamo bene. C'è il nano col piccone da guerra, che è una delle due armi nuove prodotte col DLC. Io ho provato il Falcon, che è per il Witch Hunter, e devo dire che contro gli obiettivi singoli è davvero un'ottima arma. Contro obiettivi multipli non ha la forza di un'arma a due mani, tipo il glaive o la spada a due mani del mercenario. Come potete vedere, l'arco dell'elfo è stato sistemato, adesso è possibile mirare attraverso orde di avversari e colpire l'obiettivo disegnato. Per quanto poi ci sia stato qualcuno che si sia lamentato al riguardo, secondo me il cambiamento è un qualcosa che aumenta l'efficacia dell'arma, soprattutto nelle mischie. Anche il bastone della lancia di fuoco del mago ha subito un intervento simile, riducendone l'efficacia, perché ora la lancia di fuoco colpisce gli avversari soltanto nel campo visivo del mago, non a 360 gradi. Inoltre, per colpire la testa adesso è necessario mirare, mentre prima si sparavano cose a caso e c'erano questi dardi che distruggevano tutto quello che incontravano. Per quanto possa essere una brutta notizia per gli affezionati, comunque sia, la bella notizia è che le altre staffe dei maghi sono state potenziate. Io ho provato quella del raggio, è ottima. Ho visto usare quella della palla di fuoco con esiti cataclismici. Anche il glaive dell'elfa, che è questa specie di mannaia che sto usando, è stato depotenziato un attimo, ma è stato reso più veloce. E uno dei benefici di questo è che, per quanto con gli Stone Vermin ci si vuole un po' più di lavoro per tirarli giù, è possibile combattere gli ogri in corpo a corpo stando sulla difensiva. With bombs here. There,
Ammunition. Adesso andiamo a prendere il secondo tomo che è da questa parte e poi il primo grimorio che è sempre in questa zona. Ops, sembra che abbiamo un problemino qui. Amico là in fondo, ci servirebbe un aiutino qui. Urca, rupero. A bomb just like Okri used to make. Got a runner. Even I can't fight with the arm hanging off. Not so lively now, assassin. Già, dai, prendete il tomo, va. It's a rattling gun. No tell sounds like that. Probabilmente l'hanno già fatto prima, ma c'è da salire su questo torrione, saltare dentro in quell'altro per aprire il torrione nel fondo e prendere il primo grimorio. Poi c'è questo superpotere dei miei compagni che si mettono nella mia linea di fuoco che ancora non mi riesco a spiegare. C'è sto nano che continua a spararmi a sedere che mi sta innervosendo. Ciao, liberiamo il nostro amico qua. Ci stiamo dividendo, non è mai una bella cosa. Io comunque mi appiccico al cacciatore di streghe e gli altri si arrangeranno lì. Eccola qua la famosa pattuglia di Stone Vermin, da evitare a tutti i costi. Let me
Ma ci sono proprio tutti, c'è anche Logan qua. Ops, hai ragione tu, mi ero dimenticato di avere lo slot libero per il terzo tomo. Il cacciatore di streghe proprio non vuole curarsi, eh. Hey,
marksman, eh? Get up these stairs! Ci andiamoci un taglio, va. Qua dietro la cascata di ghiaccio c'è il secondo grimorio, si scende qua, si saltella sui due piedistalli e poi finalmente c'è il grimorio che si è già preso il cacciatore di streghe. Peccato che il nano usi poco il piccone da guerra che mi sarebbe piaciuto vedere in azione, però come prima impressione direi che mi sembra molto simile alla Lascio due mani. No. L'idea qua adesso è di scendere, prendere la luna, barricarsi nell'ascensore e difendersi dall'assalto dei topi. Questa è una complicazione. Il posto qua non è che sia brutto, però è molto più ampio per il combattimento e non è protetto come l'ascensore. E in più è più lontano dall'uscita.
that bomb. There, got a runner. The off-way watcher. Not so lively now. I vapori incandescenti dalle profondità della terra sono fantastici. C'è il mercenario che continua a spararmi addosso. I'm going to feel my ass.